Signori, ci siamo? Ok, benissimo. Bentornati a questo episodio del Dato e il Tratto, una nuova edizione chiamata La Sinfonia del Dolore. E ora capirete perché. Che tra l'altro ci avevamo lasciati con questa serie, mi sa proprio a settembre dell'anno scorso. Sì, adesso ci siamo riusciti. La stavate aspettando, lo facciamo adesso, poi fra un altro anno. Sì, abituatevi adesso con le qualità di merda, perché il mio audio lo sentirete in Cina tra qualche anno. Mi dispiace, non vengo pagato, insomma. Dunque, oggi comunque dopo tanto tempo ci rivediamo fra colleghi e insomma ci sta. Lei premeva perché abbiamo da fare un qualcosa di importante oggi. Sì, praticamente ci baseremo su sfide retro, di videogiochi retro. Però con la perdita si incorre in una penitenza che può essere brutale, disgustosa o quant'altro. Però comunque questo è il primo episodio, l'episodio pilota, quindi ci siamo prefissati un numero limitato e dopo passeremo a ruota con gli altri, se tutto va bene, se non mi si schianta un meteorite in casa. Vabbè, l'importante è che non ci sono atti copulativi, se no altrimenti me ne vado. No, ancora. Quindi cosa? Vabbè, bando alle ciance, ma che cazzo, c'è un regolamento? Cioè, non lo so, ti sei inventato qualcosa? Sì, oppure allora, partiamo a spada tratta. Praticamente, noi gireremo una ruota per le sfide e un'altra per le penitenze, insomma. Tutto qua. Beh, allora sì. come si dice, pochi ma buoni, no? Esatto, cominciamo benissimo. Allora, che cazzo succede qua? Voi mi fa vedere quello che succede, Me lo fa vedere cosa succede? Ma me lo fa vedere cosa succede se io faccio così? No, non lo vedo. Vabbè, comunque, scegli testa o croce? Testa. Croce. In Cristo, infatti Cristo alla croce. Allora, e praticamente quello che esce girerà la prima sfida e la prima penitenza. Allora andiamo alle sfide, vediamo cosa ci tocca. Vabbè, stai è venuta l'epilessia, attacco fotosensibile. Oh, questa è un po' difficilotta. Qua c'è da rimetterci le penne, insomma. Sì. Vada. Ok. Si prega di impostare l'ora. Mannaggia Chris. Vada. Allora, la strategia è quella di andare al Malibu immediatamente. Comunque, là... cazzo, sei stato fortunato perché non c'è una certa praticità con sto gioco. Sto cazzo anche il gioco da ieri. Porco Dio. Allora, dove cazzo stava il Malibu? Senti, a me un minuto e 30 non mi bastano, quindi... Sta in fondo e poi verso sinistra. Quanto tempo è passato? Stai a un minuto praticamente. Ma come un minuto? Ma come cazzo faccio a fa 5 stelle in così poco tempo? 56 secondi. C'è una stellina, porco Dio, volevo andare al Malibu perché là rispawnavano gli stronzi.
mannaggia la madonna, mannaggia Cristo. Come cazzo faccio? Ah, 4 stelle, quando è passato? Siamo a 33 secondi. Ma quante stelle devi arrivare, hai detto? 5. È quello il top, è che arrivare a 4 non è difficile, il tosto è 4, è 5 stelle. Io mi ricordavo che 5 stelle abbastanza facilmente. Se, allora, dipende cosa fai. Mo, la cosa migliore è ammazza tutti i velocenti, però vedi, già se sparo agli elicotteri, in teoria. Sto morendo. Mannaggia la madonna, mannaggia. Stiamo in pericolo qua, porco Dio. Stiamo in pericolo, porca madonna. È finito. sì. Adesso dobbiamo vedere cosa ci tocca. Cosa mi tocca. Spinna S per dire. Ti prego, non mi dare le cazzo di candele. E mo che cazzo. Ah, ok. E quindi mo? Non uscire sì, non uscire sì. Tre. Aveva di mezzo. Eccotela qui. Quindi insomma siamo giudici, giuria e boia in questo gioco. Assolutamente sì. Non sembra però. Però l'armonica suona senza nemmeno che uno vuole fare il pretenzioso che la suona per forza. L'aria esce, insomma. Anche perché. Comunque, quello di Scambia lo togliamo. E adesso devi girare. Vabbè. Andiamo, va. Beh, queste sono ancora le sfide. Italia post europei 2020. Mannaggia la nonna! Possiamo andare. Bene. Normale, cioè. Posso uscire? No? Che cazzo sta succedendo all'audio, Dio villano? Guarda, io la gente che ha creato questi software cinesi per registrare, io spero che vivano. Mi auguro che vivano più a lungo dei loro figli. Allora, io avvio il cronometro quando dico... Cosa? Cosa? Vai. C'hai 20 secondi, quindi devi essere proprio un orologio svizzero. Hai 10 secondi. Mi sa che non era fattibile, no? Sit. Cazzo, 4, 3, 2, Cristo! Era possibile? Era possibile. E adesso dobbiamo togliere questo e girare. Mannaggia la madonna, mannaggia. Mi auguro che... Cazzo. L'accendo di Dio che toglie i peccati del mondo, porco Dio, questa è un po' brutta. Questa è un po' brutta. Che è peggio della candela. Molto. E questo è il numero di bottigliate. Ti voleva capitare 6, dai. Però pure 4. Mi fa un po' schifo, sinceramente. Vuoi metterci un po' di ghiaccio? No, mi scappa la pisciama, vabbè, tranquillo. Allora, c'è uno stimolo potente, vado. E sfida per me.
Bene! Se mi capita Dumbo è tosta. Porco dio Dumbo, non lo voglio fare. L'ho testato, è impossibile. Mannaggia la madonna, mannaggia. Vabbè, c'è una possibilità del... Vabbè, però... Del proprio... Vabbè, era una possibilità su tre, dai. Porco di Dio, no. Ladro schifoso, malvagio, ultimo, lercio, pusillanime, scrotoclasta. Porca madonna. Questa sarà un po' una rogna. Allora, primo livello è 1M1, difficoltà Nightmare. Lo so che non è neanche remotamente giusto, e con i comandi di Cristo è ancora peggio, perché allora io mi devo... Le avevo messi casualmente, poi le ho rivisti, però è G per girare, già non me li ricordo, porca madonna. N per andare a destra, X per andare avanti, la I accentata per sparare. Scusa se interrompo, Sì. Forse per dare conferma che stai effettivamente utilizzando quei comandi, devo riprenderti un attimo col telefono da tastiera. Certo, certo. Ma il telefono dov'è? Mannaggia, sì, è una grandissima idea. Guarda. Al contrario, porco dio, perché questo ci sta... No, mannaggia la madonna, bene, ma... Perché no? Ok. Ci siamo? Sì, vada! Ci sei? Ok. Già non mi ricordo un cazzo. Allora, comunque devo ammazzare tutti i nemici, quindi... Ecco. Ma come cazzo notare, si... Come cazzo sta giocando, si... quindi... Come cazzo si guarda... Devo capire come cazzo si guarda... No, Cristo. Devo capire come cazzo si guarda... Porca madonna. Come si guarda a destra, mannaggia la madonna. L'hai impostato. Sì, l'ho impostato, solo che non mi ricordo... Ah, pagina giù. E mo che cazzo devo fare? Allora, mo dovresti... Mo riprendi, porco di... Ma che mo ho capito. Guarda. Sette. Ecco qui, cioè, ma li ammazzo quando... porco dio, faccio prima che mi calano nella bara che li ammazzo questi. Allora. Non sto vicino al barile, se no. Mannaggia, madonna. Come cazzo? Mannaggia Cristo, mannaggia. Ma senti, io mi faccio ammazzare, perché se o mi viene l'embolo adesso, oppure mi viene l'embolo con la penitenza, porco dio. Bene, siamo tornati alle penitenze. Non mi dare la candela, porco dio. Non mi dare la candela. Io, dai, me la prendo io, pure se ti esce. No, a posto. Non mi piace neanche questa, non mi piace. Non mi piace neanche questa. Allora, siamo di nuovo di fronte alla... Devi girare tu. Sì, lo faccio sicuro, non è che tocca a te. No. Poi, se capita la sfida speciale, appunto... Mannaggia. Sì. Qua è cooperativa. Se perdiamo, soffriamo entrambi la penitenza. Il problema è quello, cercare di riuscire nella... Nell'impresa. Nella cooperativa. Combatti, che sono cazzi nostri.
Ah sì. Me li metti davanti, sì. Sì. Niente, io vabbè, io brio come sempre. Anche se in questa sfida i ciccioni sono meglio. Io ti consiglio Dingodile. Ti consiglio. Sì, ok. O Kong. Perché non me lo seleziono? Porco Dio, perché non te lo seleziona? Ecco. Ma quindi siamo in, sì, in coppia. Sì. Allora, Polar Panic, cooperativa, due coppe, modalità difficile. Oh, madonna, pure difficile. Eh, certo. E se no, qua, stiamo poi. L'hai accesa? Ah sì, la candela è accesa. Sì, se sta la candela è accesa. Poi capirete, insomma. Penso che se ci ha capito. Ok, perché lagga? Come mai lagga? Perché, perché non, sa, perché non spinge? Ah, ecco. Mi sa che è già GG. Ok. Ma forse posso cambiare le cose, però a me che lagga non me ne frega un cazzo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è rompere i ghiacci. Bravissimo! Ha usato una strategia unica, quello di gettarsi sull'ostacolo e distruggerlo. Bravo! Vada signora! Ok, o per via di fulmine, mannaggia Cristo. Mannaggia Cristo, mannaggia. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Prendilo, prendilo. Ce l'ho. GG. GG, abbiamo vinto. Aiuto! No! No, 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 no! Cristo, ma proprio noi! Sì, no, 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 non mi fare del male. Dobbiamo devi resistere fino a. Faccio prima. Che cioè, che ti fai, Cristo? Devo spingere questi f***oggi. Allora, questo vabbè, me ne questo fa ammazzare uno. Sì. Tu te ne puoi andare. Va per terra, va! Ecco che parte un altro! Prendere dal peso significa Cristo, che Cristo. Sono di origini ebraiche. Allora, vada. Il tempo sta finendo, veloce! Partite, il tempo sta finendo! Cazzo, forza, sette forza, secondi. Forza! Sì, bravo, veloce, ritenti! Volevo spingere adesso! Vada, vada! GG! GG, forza! GG, è una coppa! Ah, non abbiamo finito! Vabbè, ti sarebbe piaciuto. Ti sarebbe piaciuto. Allora, rompi i ghiacci. Ah, questo. Spingi quel ciccione cerebroleso. Cazzo! Cazzo! Ma perché gliel'ho preso? Cazzo! Prenditelo, oh, GG! Prenditelo, GG! GG! Chi cazzo è GG? Siamo 2 contro 1. Ah sì. SS. Spingi. Ma non è modalità difficile. GG. Questa. GG. Questa è la modalità per gli Eitan. Cioè, presente il bambino che è stato rapito dagli ebrei. Porca puttana. Peggio per lui. Peggio per lui. Allora. Vabbè, allora. No, YouTube sta scherzando. Sì, mannaggia la puttana. Siamo. Quindi, siamo multiculturalisti in realtà. Sì. Ok. Vabbè, mo cosa dovrebbe uscire? C'è un'alta probabilità che dovrebbe capitare Sonic. Non ne sono sicuro, però. È capitato Sonic. Allora. No, sicuro? Sì. Okay. Sì. Zio, ok, zio. Ci siamo. Chi cazzo era quello là? Christian. Ah, sicuramente un suprematista bianco cristiano. Sonic. Che Sonic con Dio? Con Dio. Sì. Allora, guarda. È già perso. Ok, starta per Dio, starta adesso per Dio. Sì? Sì, nuovo. Ma che cazzo? Sì. Non sto capendo un cazzo. Allora. Cos'è? No, vattene, mannaggia la mano. Ma mo non è che dobbiamo vedere questo. Allora. È andata! Veloce! Hai 45 secondi!
Senti, ma io prendo il tempo che sta là, ma non mi far perdere tempo. No, mi sa che è easy. Forse 45 secondi è anche troppo. Vorrà dire che ti puniremo comunque. Verrai punito comunque. Ma io vi assicuro che il gioco non l'ho mai giocato, eppure... Attenzione, c'hai 10 secondi! Ci sei, dai, ci sei. Oh, che cazzo è? 2 secondi, hai perso. Hai perso. No. Chi l'ha detto? Troppo. Però avevi 5 secondi, per Dio. Questa... Oh, ma come si esce da sto gioco di merda? Ma sai, devi spegnere il computer. Come devo spegnere? Dai, oh! Ma fai di fa, ok. No, comunque è un gioco... Cioè, ma è un gioco che non va alt F4. Ma perché forse la versione... È il comando più importante. Secondo me la versione originale te lo faceva fa. Ma hanno aggiunto ste cazzate, ste rivisitazioni di merda. Adesso... a te l'onore, a te il fragore, potrebbe mettersi male. Porco Dio, significa che lo devo fare io le candele. Mannaggia la Madonna, mannaggia Crystal. Io sono disposto a sostituirmi al danno, alla beffa. Ti sostituiresti? Sì. No, vabbè, è uscito quello. Non possiamo. Riconsulta il manuale un attimo per cortesia. Possiamo mentire ai nostri prediletti. Ma c'è scritto nel manuale. C'è scritto. Oh, ecco, regolamento. Penso che si può fare. Una volta che capita la penitenza, t'attacchi al cazzo, c'è scritto. Mi dispiace. Mannaggia la Madonna, mannaggia. Si distenda, poeta. Comincia un nuovo proprio. Sul lettino, grazie. Il lettino. Allora, sotto grande richiesta di me medesimo, passiamo ai round supplementari, dato che ci sta un'altra penitenza. Si può dire a quelli definitivi, insomma. Se va male, lui si becca la seconda sfida col fuoco, proprio gioca con il fuoco. Vediamo. Sono il pistolero più veloce del West. Voglio morire. Bene. Sì, allora. Allora. Dobbiamo scommettere su uno dei due team. Tu quale vuoi? Il viola o il verde? Il verde. Va bene, prendo il viola. Mi rappresenta, quindi mi sento di prendere il verde. Va bene, a me il rosa piace tantissimo. Siamo a giocare a Duke Nukem. Ma mannaggia la Madonna, ma ti ho detto che li devo teletrasportare io. Ma che cazzo fai? Ma cosa ti viene in mente? Mi hai detto che li piazzo io. Ma che cazzo sta succedendo? Non posso mettere la mappa di Matteo Montesi allora.
Io sono i Viola, eh. Sicuro? Sì. Avevamo già detto, e a culo sono ricapitato di nuovo io prima. Però guarda. Allora, se mi spinge il tuo, potrebbe già farmi un danno non indifferente. Se è furbo, perché se mi fa cascare sulla mina, sono cazzi. Per Dio. No, non farmi questo. Non mi fare questo. Maestro. No. Maestro, ci illumini. E tu stai vicino al barile, quindi altra cosa bella. Vada! Vada! Purtroppo... Maestro, non mi deluda così. Purtroppo è un danno da 101. GG. Gigi, mi dispiace che non è meritato. Però, cioè, però è giocata, è stata giocata, dai. Sì, dai. Oddio. E vabbè, quindi ora te la becchi tu la penitenza? No. Ha ha ha!